Molte grazie, cioè, diversi punti aperti, quindi abbiamo attivato una preoccupazione grossa che potrebbe solo peggiorare tutto, insomma, in questa situazione. C'è qualcuno vuole replicare tra i relatori? Non è tardi, quindi credo di non dover abusare oltremodo. Direi che a questo punto, allora, se intanto se diamo il via, diciamo, alle domande, rischiamo che poi stiamo qui fino a domani. Intanto le occasioni ce ne abbiamo, ecco, data tra il Novecio c'è un dopodomani, sempre a Roma 3, allora, ingegneria, quindi avremo un'altra occasione la prossima settimana. Diciamo, appunto, normalmente maggio è il mese delle comunioni, quest'anno appunto è della privacy, quindi però per un anno soltanto, perché le comunioni si fanno tutti gli anni, si fanno, per cui credo che faremo la sbornia abbastanza di tutto quanto. Auguriamoci che tutto possa andare per il meglio e che tutte queste preoccupazioni che sono venute fuori da più parti possano, diciamo, dopo l'ottimo lavoro della commissione e soprattutto essere il lavoro finale, quindi mi preoccuperei più del provvedimento del garante in questo momento, per come tutto scappa via appunto la stessa candidata, perché mi sembra che le sorprese già potrebbero venire da lì, insomma, oltre che da lavori della commissione, quindi generiamo un ulteriore aspetto. Comunque grazie. Si chiama con la vita. E ci potrebbe, anche lì però credo che come non ha funzionato bene tutto il discorso dall'inizio a livello di governo, commissione e tutto, credo che anche lì non, come dire, siano stati seguiti ma male i lavori, quindi il garante c'è stato ma non c'è stato, quindi del resto loro avevano il garante presente in qualche modo, erano anche rassicurati dalla presenza del garante, il collegio non è stato mai portato niente di tutto questo, neanche come informativa, per cui insomma, vedremo quello che esce fuori, insomma, ecco. Grazie veramente a tutti quanti gli illustri relatori e amici appunto della loro presenza, grazie a voi tutti e a un prossimo appuntamento che sicuramente più a breve organizzeremo.